nonostante la sconfitta, sono qui a gioire per il Napoli. Napoli schierato quest'oggi con il 3-4-2-1. De Santis, Santa Croce, Cribari, Aronica, Maggio, Gargano, Yebda, Zuniga, Amsic e Lavezzi alle spalle di Cavani. Quindi si riforma il trio meraviglia del Napoli. Felici al termine del match contro il Cesena, che si schiera quest'oggi con il 4-3-3. Antonioli, Della Fiore, Pellegrino, Von Bergen, Santon, Caserta, Colucci e Parolo alle spalle di Giaccherini e Jimenez, che agiranno alle spalle dell'unica punta, Erion Bogdani. Ancora lo sprint di Superbike, cerca lo spazio, traversone in aria a cercare Cavani, troppo lungo per tutti, non ce la fa Lavezzi, Zuniga, attenzione il destro, al lato, bella conclusione di Apocalipto, ha iniziato benissimo, scatenato il colombiano. Azzurra con Santa Croce, poi Caserta, disturbato da Cavani, tutto di forza, avanti Matador, avanti Napoli, l'appoggio per Lavezzi, che gira l'arco, parte il Poggio, adelante, adelante, adelante Poggio, adelante Napoli, va veloce, trova il Poggio, verso il fondo, traversone, sotto porta, rischia il Cesena. Fischia il Cesena, vediamo a chi tocca, non si parte, si fischia adesso, Colucci direttamente verso la porta, alto, nulla di fatto, va bene così, insegue Cribari, attenzione, c'è una spinta forse di Bogdani, resiste Cribari, poi evita di slancio anche Parolo, la palla servita da Amsic, c'è spazio, possiamo andare, avanti ragazzo, sprinta veloce, li devi divorare, Maggio, sotto porta, Maggio, attenzione, Zisa, in rete, si compie la rete, si compie la rete, si gonfia la rete, Cavani alla PlayStation, ha completato l'azione travolgente del Napoli, Amsic, Maggio e ancora il Matador a quota 18 reti nella classifica dei cannonieri, avanti così Cavani, sei senza limiti, sei senza pietà, sei un demonio travestito da angelo, sei l'adrenalina che fa scorrere veloce il sangue nelle vene, avanti così, grande Matador, cambia pure casa, ma non cambiare mai squadra, tieni alla larga i gatti, ma pure i grandi club, con la punta del piede, il Matador Cavani ha messo in porta il gol dell'1-0 per il Napoli, che talento che Cavani e che Napoli. L'appoggio profondo per Santon, ancora Gargano su di lui, tocca spazio Santon, rientra sul destro Santon in aria, attenzione Jimenez, cerca il numero, no, fuori gioco, è fuori gioco, segnato ma era fuori gioco netto Jimenez, tu per tu con Maggio, stavolta lo evita, Santon, zona cross, preferisce scambiare ancora con Jimenez, cerca lo slalom, Jimenez, Giaccherini, attenzione, attenzione Jimenez, attenzione, la palla in calcio d'angolo, occhio a Jimenez che adesso sta partendo più nella zona centrale alle spalle degli attaccanti, quindi serve qualcuno che lo insegue, calcio d'angolo già battuto, rischiamo sempre troppo in area di rigore, intanto De Santis ha bloccato il pallone, vediamo Gargano, spazio anche per lui, speriamo la passi bene stavolta, ancora Gargano verso Amsic, rientra centralmente Orocolato, non riesce il suggerimento, poi Lavezzi ruba palla, attenzione dentro per Zuniga, al sinistro, deviazione e calcio d'angolo, una sventola di prima intenzione da parte di Juan Camilo Zuniga, la controlla e la cede a Gargano, un minuto di recupero oltre il 45esimo, ancora gli azzurri con Zuniga, serie di finte, cerca spazio per il traversone, Zuniga va sul sinistro, il cross è buono, Antonioli non ce la fa, a fatica il Cesena, tenuto basso da Della Fiore, ancora il duello, poi l'appoggio per Lavezzi, lo spunto del Poggio, adelante, adelante Napoli, Gargano tiene palla verso Zuniga, traversone a spiovere in area di rigore, di testa Maggio, il palo, la palla resta lì, reclama il gol Maggio perché evidentemente Antonioli inizia il calcio di punizione per il Cesena, rivediamo ancora una volta l'azione di prima, colpo di testa di Maggio, ah, è un gol netto, entrato dentro di 40 centimetri, ecco perché Maggio, solitamente sempre corretto, si era lamentato con l'arbitro, era stato l'unico però, prova a partire, scambio con Yebda, prepara la conclusione il Napoli con Amsic, provaci pure, Maggio, una finta, rientra Maggio, attenzione, traversone, di testa, allontana come può, ancora Colucci, poi Amsic, sotto porta nuovamente di testa in tutto, stavolta si salva il Cesena con San Marco. Come vi dicevo poc'anzi, era probabile l'uscita di Amsic,
così è stato. Lascia il campo, lascia la fascia di capitano al cognato Gargano ed ecco l'esordio nel tribunio dello stadio San Paolo per Giuseppe Mascara. Eccolo qui, emozionatissimo, grande talento siciliano, mette piede in campo al San Paolo e sentite che boato. Era tanto atteso Mascara e qualcuno lo aveva anche criticato. Fischia l'arbitro, parte Lavezzi, traversone in area, una mischia e poi la palla giù, Aronica! Due volte Aronica, ci prova con questa rovesciata, una mischia furibonda! Non riesce Maggio nella zampata finale. Sbaglia anche lui il tocco, beh, anche Cavagna è stanco. Attenzione, di testa Bogdani, anticipato Santa Croce, palla alta. Affrontato ancora da Della Fiore, poi Lavezzi, entra in aria e tira, il tiro, la conclusione però debole. Ribari allontana di forza, Mascara di testa, bene per Cavani che insegue il pallone, ancora il Matador, difende la palla, disturbato ancora Cavani, si fa vedere Mascara, riceve bene, tutto regolare, Mascara sotto porta ed è rete, si conclude la rete, il Principito Sosa finalmente mette il suo sigillo, indossa la corona, indossala stavolta Principito, questa platea è tutta ai tuoi piedi adesso, questo gol lo infiliamo nella galleria dei momenti magici. Da Monaco a Napoli è tutto un altro spettacolo, eccolo qui Ernesto Spanalesto, il Principito Sosa, lo spunto feroce del Principito e il gol del 2-0 a chiudere il match, tutto merito di Mascara, il nostro Ratatouille, guardatemi, servito da Cavani, Mascara traversone teso, Sosa di prima intenzione, ha gonfiato la rete, Napoli 2, Cesena 0, adesso sì, la giostra si è rimessa a girare veloce, vorticosamente, ma non gira la testa a questo Napoli, sempre al secondo posto in classifica, avanti Napoli, avanti Mascara che si è presentato con un assist nella sua prima, da calciatore del Napoli, grande Ratatouille, eccolo qui, inquadrato, a spiovere sotto porta, attenzione, chiudiamo lì, palla fuori, nulla di fatto, si prende con questa ribattuta da fondo campo, ci ha provato anche Pellegrino, poi scambia con Sosa, la sponda per Mascara, allarga il gioco, bene verso Maggio, prova a penetrare, fermato da Santoro, non c'è fallo per l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, sono giocati 2-0, adesso sì, braccia al cielo, salutiamo il Napoli che vince sempre al secondo posto, il ciuccio che vola sempre più su, potete crederci adesso, guardate in cielo, c'è il ciuccio che vola sempre al secondo posto, una squadra irresistibile, questo non è un campo di calcio, è un parco giochi, siete tutti invitati a vedere l'esibizione spettacolare del Napoli, salite sulla giostra, Napoli che offre il carosello magico per tutti i tifosi del Napoli, Napoli ancora al secondo posto, noi ci fermiamo per adesso, linea che va alla regia, rientreremo tra poco per la Super Flash e i commenti finali.